Allora, giochiamo contro Andrea Sperelli. E4-C5. Giochiamo cavallo F3. D6, giochiamo la nostra Nidorf. C'è un mio amico, Giamma, che sulla Nidorf mi ha proposto la sua linea su WhatsApp, ma col cavolo che gioco la sua. Ci giocano il dragone. E sul dragone giochiamo la super main. Aspetta che non mi ricordo mai l'esatto ordine di mosse. Facciamo alfiore E3, alfiore G7, F3, cavallo C6, donna D2, arrocco, alfiere C4, alfiere D7 e alfiere B3. Ok, questa è la variante, diciamo, più che testa meglio probabilmente l'intera variante del nero. Cavallo E5 è una delle mosse principali. E qua c'è un bivio. La vecchia mossa è H4, Re B1 pare essere un filo più precisa. Ma ok, le differenze sono minime. Giochiamo Re B1 giusto per... Ok, cavallo C4 è la variante vecchia, ma questa variante è buona per il bianco. La teoria dice che è buona per il bianco, noi ci fidiamo. Ovviamente non ho idea di come si giochi, ma immagino qualcosa di abbastanza ignorante di questo tipo. Con G4, forse c'è qualche mossa super precisa, ma giochiamola alla vecchia maniera. Con il coltello fra i denti. Ok, qua mi raccomando, alfiere H6 sarebbe un errore grave, anche se è una mossa in linea con la posizione, perché su alfiere H6 c'è torre per D4 e la donna risulta sovraccarica, sta difendendo sia il cavallo che l'alfiere. Ora, G4, l'idea è che con gli arrocchi eterogenei, quindi Re nero carocato corto, re bianco carocato lungo. Dobbiamo cercare di aprire le linee a tutti i costi. Quindi G4 è uno pseudo sacrificio di pedone su H per G4, H5. Non ce ne frega ancora una volta una mazza che perdiamo un pedone. L'importante è cercare di fare breccia da quella parte. Sì, raga, non... Non c'erano tanti dubbi in realtà che la partita di prima fosse un cheater. Però, sì, non... Che dobbiamo fare? È un bel problema. Ok, B5. Questa è una mossa... molto umana perché ok, anche lui vuole fare lo stesso, no? Se mangio con uno dei cavalli, ok, perdo un pedone, ma allo stesso tempo lui si apre delle possibilità d'attacco. Quindi bisogna sempre giostrare bene attacco e difesa. Se decidessi di mangiarmi B5, dovrei ripiegare un po', ma non ho intenzione di farlo in partite così amichevoli, non sono partite importanti per la mia carriera, quindi anche se dovesse andare male, amen. Va bene, quindi allora G5 potrebbe sembrare un po' una contraddizione perché chiude un po' la posizione, soltanto che la mia idea sarebbe quella di giocare F4 F5 dopo. Non mi fa impazzire, a dire la verità. Se mangio di G, rimangio di cavallo, quindi non è una tragedia per lui. Cavallo F5 è anche una possibilità che apre la colonna G proprio col piede di porco, però al costo di un pezzo intero.
Ci può sta... Cioè, in realtà, sono praticamente certo che questa mossa sia sbagliata. Ma, ok, è interessante vedere... Vedere un po' gli sviluppi, quindi proviamola, dai. Cavallo F5. Ok, a livello umano... Probabilmente questa mossa dà dei problemi al nero. Soprattutto aprire la colonna G, i miei pezzi sono pronti a entrare. Secondo me non è neanche così assurdo come sacrificio. Proviamo a vedere che succede. Ok, G per F la considero praticamente forzata. Dare questo alfiere è troppo rischioso. Se mangia di alfiere, ok, però mangio di G qua e probabilmente ottengo gli stessi risultati senza aver perso un pezzo. Quindi questa secondo me è l'unica mossa che va bene qua. Quindi G per F... Penso G per F. Più o meno. Ok, in realtà anche G per H non è così stupida, ma... Ok, fidiamoci dell'istinto e giochiamo G per F. Ora, abbiamo un pezzo in meno. Probabilmente il mio avversario deve beccare 2-3 mosse molto precise e la sua posizione sarà vinta. Quindi... ok, speriamo che non le becchi. Per esempio, questa non sembra male. Ok, non la sto dicendo perché forse il mio avversario è collegato su Twitch e quindi non gliela voglio suggerire. Però questa non è male. Anche B4 potrebbe essere un'idea. Però secondo me in linea di massima dovrebbe dedicarsi alla difesa piuttosto che invece che a un contrattacco sul mio re, perché comunque è molto indietro. Servono 2-3 tempi e se mi dà 2-3 tempi qua rischia che sia troppo tardi. Quindi questo. Ok, re H7, questa è secondo me la mossa migliore. E ora giochiamo a torre G1. Aggiungiamo un po' di carne al fuoco. Poi questa, magari questa. E vediamo cosa succede. A5. Ok, A5 è una mossa che ci piace, perché è una mossa che non è veloce per niente, anzi sembra un po' una mossa fuori contesto, no? Perché giocare A5 qua non è chiaro? Forse semplicemente si sente super al sicuro sul suo re, ma io al suo posto non lo sarei tanto. Quindi vediamo. Torre G5 per esempio. Aggiungiamo altri pezzi. Torre G5 forse si espone un minimo ad alfiere H6 invece che mosse magari più umili come torre G3. Tanto torre G3 e torre G5 si assomigliano molto. L'idea è sempre quella di attivare anche la torre in D1. Soltanto che torre G5 ha il pregio di tenere legato il cavallo alla difesa di H5, però ha il difetto di subire, cioè di mettersi sotto questo rischio. Il punto è che secondo me alfiere H6 non è una minaccia, cioè è difficile che il nero possa mangiarmi la torre, no? Che palle però, ragazzi, che palle. Cioè, è scivolato il mouse ancora.
Ma allora, se... Aspetta che mi ha scritto... Grandissimo lui, un vero gentleman. Yes. Ok, grandissimo, bravo lui, grazie mille, gentilissimo, un uomo d'altri tempi, questo Andrea Sperelli. Ok, dove eravamo arrivati? Io che cacchio stavo dicendo? Anzi, stavo dicendo che questa... Non è una minaccia, secondo me, perché rimangia semplicemente col pedone H. E si apre anche la colonna H e potrebbe avere ancora più problemi, no? Quindi torre G1. Quindi aggiungiamo ancora carne al fuoco. Torre G1. Non lo so come sia qua. Probabilmente rimane persa per me, però tanto casino qua. Ok, torre G8, questa è una mossa migliore probabilmente. Cioè migliore rispetto ad A5 di prima, ecco, come mossa difensiva. Ora, io voglio eliminare un po' di difensori, in particolare il cavallo in F6. Quindi cavallo D5, che è un cavallo che non sta facendo niente per l'attacco. Cavallo di 5 mi sembra ottima. Su cavallo per D5, torre per G8, alfiere per E3, donna G2, macello. Macello che però ci piace. Quindi cavallo di 5. Non si capisce assolutamente nulla di sta posizione, non penso che lui abbia tutto sotto controllo. Io non ho tutto sotto controllo. Qua potrebbe esserci anche una mossa vincente per il nero, per quel che ne so. Però cavallo di 5 mi sembra abbastanza logica. Rimuove il cavallo in F6. Il cavallo in F6 è preziosissimo, no? Difende H5, difende G8 e il cavallo in C3 non stava facendo nulla. Quindi questo è il motivo di cavallo di 5. Cosa farei fossi lui? Forse accettare la sfida ancora di più mangiandosi la torre intera. Forse è un rischio troppo grande. Su cavallo per D5 abbiamo detto torre per G8, no? Mangiare in E3 mi sembra legittimo. Ok, non so se ne ho altre. Questa perde immediatamente, penso. Torre per, alfiere per... Forse è interessante anche... Anche... Torre per H5. Per esempio, torre per H5, torre per G1, alfiere per G1, donna F8 unica. Wow, che casino. No, non mi fido. È molto meglio torre per, secondo me. Ok, su alfiere per E3, donna G2, penso fosse decisiva. Quindi lui sacrifica la donna, ci può stare. Sacrificio di donna forse è l'unica speranza del nero. Però comunque forse vado in piccolo vantaggio di materiale se la mangio semplicemente. Okay, non penso neanche di avere troppe alternative. Ah, cavallo per E3. Non so perché avevo visto soltanto alfiere per E3. Ok, questo cambia un po' le carte in tavola. Perché su alfiere per E3, ok, donna G2, minaccio matto, poi mi mangio il cavallo e vado in vantaggio. Invece cavallo per E3, tutta un'altra storia. Ok. Mm.
Ok, proviamo a giocare così, perché ho la torre in presa adesso, torre di 8. Lui ha parecchi pezzi in cambio della donna, due alfieri e... no, tre pezzi, tondi tondi. Ok, due alfieri e un cavallo per la donna. Questo è uno squilibrio solitamente favorevole a chi ha i tre pezzi, però naturalmente è uno squilibrio talmente grande, talmente... talmente squilibrato che è difficile da valutare questa posizione. Anche difficile da giocare per entrambi i giocatori, umanamente molto complicato. Ok, quindi alfiere c6. Forse la torre soffre un po' adesso, è un po' incastrata. B3 non penso sia particolarmente utile. Quindi andiamo a mangiarci questo. A cercare di giocare attivamente qua. Soltanto che è più facile a dirsi che a farsi. Forse F6, dai. Cerchiamo di creare delle minacce. Se sposta il 7 entro in D6 potrebbe anche... avere dei risvolti psicologici questa F6. Su cavallo per C2 perde subito per via di un tatticismo. Ok, per i ragazzi di YouTube mettete in pausa il video e trovate la mossa vincente. Che penso che torre H8 vinca, no? Torre H8 scacco. E il bianco vince perché... Re G6, donna per H6, matto. Sì, un po' un pollo, effettivamente. Si è autodato del pollo in chat. Però, ok, ringraziamo Andrea Sperelli. Veramente un giocatore super fair. Bella partita.